Se già la prima generazione di Toyota CHR vi ha stupito per le sue linee ardite, con questa seconda andiamo ben oltre. Sembra davvero una concept da salone, solo che qui ci sono le targhe. Come vedete, i designer hanno fatto veramente un grande lavoro per personalizzare questa vettura, soprattutto quando queste superfici nette si incontrano sulla portiera. Ci sono poi le maniglie, che sono incassate, e anche questa vernice bicolore, che è optional, valorizza particolarmente la vettura. Tutto il posteriore è nero, mentre la parte anteriore può essere di varie tinte. Inoltre, un gioco assolutamente originale di luci viene fatto anche al posteriore, dove abbiamo i fanali a fascia, molto sottili e molto in alto. E oltre a illuminarsi quando ci si avvicina o si avvia la vettura, c'è anche la scritta Toyota CHR che si illumina quando si parcheggia la vettura. Due le versioni full hybrid, 1800 a 140 cavalli o 2198. Entrambi dichiarano circa 20 km con un litro di percorrenza media, qualcosa in più per la versione 2000 4x4, che è una novità per la CHR. In questa versione un secondo motore elettrico da 41 cavalli si occupa di muovere ruote posteriori. In più, adesso la novità è la plug-in, ovvero una versione 2223 cavalli che per la casa percorre 66 km in elettrico. Curati gli interni, che fanno ampio ricorso a rivestimenti morbidi sulla plancia, anche nella parte in basso e sulla parte alta dei pannelli porta. Inoltre, fortunatamente, Toyota ha mantenuto i comandi fisici e questo vuol dire che per controllare il climatizzatore si ricorre a dei comodi tasti al centro della plancia. Anche i comandi sul volante sono grandi e fisici. In pratica le uniche superfici touch sono quelle dello schermo del sistema multimediale, che poi è quello che abbiamo già visto sulle Toyota Corolla più recenti e sul RAV4. E digitale è anche il cruscotto, che è ampio visto che ha una diagonale 12,3 pollici. Ha una grafica completamente diversa da quella delle altre Toyota, infatti è molto più ricco. La grafica è molto più curata e anche ampiamente personalizzabile. In più ci sono anche delle funzioni che permettono all'elettronica di portare in primo piano alcune informazioni non solo quando lo chiede il guidatore, ma anche automaticamente in base al percorso o alle necessità del momento. Quello che manca è l'integrazione con Android Auto ed Apple CarPlay, che sono wireless di serie. Infatti la casa non ha voluto aprire, diciamo, l'accesso alla vettura a questi sistemi, e questo vuol dire che quando usiamo il navigatore del cellulare non possiamo avere i pittogrammi nel cruscotto, una cosa che sarebbe assolutamente utile. Ben pensate le luci d'ambiente, che qui non hanno solo una funzione estetica. Infatti, mentre stiamo per aprire la porta, se l'elettronica rileva la presenza di un veicolo in avvicinamento, queste luci ambientali diventano rosse e lampeggiano avvisando il guidatore del pericolo. In più cambiano la loro tonalità e il colore in base all'ora del giorno, e quindi colori più accesi la mattina quando dobbiamo essere un po' più svegli e colori più tenui e morbidi la sera. Come sull'attuale CHR, i posti posteriori sono condizionati dalla forma quasi a coupé della vettura, e questo vuol dire che quando si entra c'è da piegare un po' la testa, ma è anche vero che una volta all'interno lo spazio c'è. Fate conto che sono alto 1,90 m e sopra la testa ho comunque un paio di dita. Quello che manca sono le tasche sulle porte, in quanto qua c'è solo un piccolo portabibite. E inoltre, nel mobiletto centrale sono assenti le bocchette del clima. Tanta la tecnologia di questa vettura, non solo per la sicurezza, dato che comunque c'è la guida semi-autonoma di livello 2, ovvero il massimo consentito oggi in Italia. Per il comfort abbiamo il cellulare, che permette di accedere alla vettura e di avviare il motore. In più, un'app specifica consente di muovere la vettura avanti e indietro per entrare e uscire da parcheggi stretti, stando fuori dall'auto. Capitolo bagagliaio. La Toyota CHR è dotata di portellone motorizzato. Per quanto riguarda la capacità del vano, la casa ancora non ha dichiarato il valore, però ha assicurato che non sarà inferiore a quello della vettura che sostituisce. In ogni caso, sulle plug-in si perde circa il 10-15% della capacità, in quanto sotto il fondo è presente il caricatore del sistema elettrico. La Toyota CHR arriverà nelle concessionarie a inizio 2024 e stimiamo prezzi da 35.000 euro, che arriveranno a 45.000, sempre stimati, per la plug-in. E voi che pensate? Sarà un successo?